Oggi per me è un appuntamento importantissimo, siamo qua a parlare di Conad, una delle realtà più importanti a livello nazionale, stiamo parlando che la marca commerciale di Conad detiene quasi il 30% di quote di mercato, con oltre 3.500 referenze e con 3 miliardi di fatturato. Ho la grossa fortuna di intervistare Alessandra Corsi, che ha un'esperienza che viene dalla realtà multinazionale industriale e da un paio d'anni esattamente è all'interno di Conad. È a capo category, però tra le varie attività che fai, spiegaci tu meglio esattamente cosa fai all'interno di Conad. Allora sì, vabbè, l'area category si occupa di definizione di assortimenti e piani promozionali nazionali e anche, e credo che questo sia l'argomento della giornata, di gestione e sviluppo della marca commerciale. Siamo qua quest'oggi appunto a parlare di packaging di marca commerciale. La prima domanda che ti volevo fare, Alessandra, era appunto per capire in breve la presentazione del vostro portafoglio di marca all'interno del gruppo Conad. Puoi spiegarci un attimino in breve? Sì. Allora, intanto la marca commerciale Conad è un pilastro strategico dello sviluppo perché dà distintività al punto vendita e contribuisce in modo sostanziale alla crescita e alla marginalità. La nostra marca Conad oggi è rappresentata da una marca mainstream, quello che noi chiamiamo logo rosso, che ha anche dei sub brand per diciamo evidenziare linee di prodotto specifiche che rispondono a dei trend. Poi abbiamo due grandi marche che Conad ha realizzato e sviluppato nel tempo, che sono Sapori Dintorni e Verso Natura. Sapori Dintorni è l'espressione della tipicità e del localismo, e Verso Natura è l'espressione del consumo consapevole, perché all'interno di Verso Natura ci sono prodotti biologici, ecologici, vegani e vegetariani e ecosolidali. Bene, e tu hai parlato di My Brand e stiamo parlando che proprio in questi giorni abbiamo visto scaffare il vostro restyling del logo rosso, come l'hai chiamato tu. Ci puoi spiegare un attimino questo tipo di restyling e di posizionamento, o meglio di riposizionamento? Sì, allora questo restyling grafico in realtà è il risultato di un nuovo posizionamento strategico della marca commerciale. Un posizionamento strategico che è partito diciamo un anno fa ed è il risultato di due principali evidenze. La prima, che Conad è leader. È leader all'interno dei nostri punti vendita, come anticipato siamo leader nel 45% delle categorie, abbiamo una quota di mercato media che sfiora il 30%, ma ci sono delle categorie in cui abbiamo il 70% di quota e quindi abbiamo detto siamo leader e dobbiamo iniziare a comportarci da leader, ok? Mentre prima la marca, tendenzialmente la marca dei retailer, è una marca che ha sempre seguito i leader di categoria imitando. Adesso dobbiamo iniziare una fase diciamo del ciclo di vita della marca commerciale che cambia. Le fasi del ciclo di vita della marca commerciale sono simili a quelle del ciclo di vita di un prodotto. Abbiamo un periodo di introduzione, un periodo di sviluppo e un periodo di consolidamento. Il periodo di introduzione è quando appunto noi lanciavamo nuovi prodotti Me Too del leader solo per presidiare nuove categorie e l'ingresso nelle categorie ci dava già un incremento di quota di mercato. In una seconda fase abbiamo iniziato invece a lanciare, Conad ha iniziato perché ancora non c'ero, a lanciare nuove linee di prodotto che rispondessero a trend, quindi per cogliere delle opportunità di mercato e dei trend di mercato. La fase successiva è stata la fase di consolidamento, dove tutto quello che hai lo devi un attimo metterlo in ordine. Metterlo in ordine significa prendere il portafoglio di prodotti e fare segmentazione. Fare segmentazione significa prendere tutti i prodotti e dividerli in segmenti che rispondono grosso modo a dei bisogni del consumatore, macro segmenti, diciamo così. Noi abbiamo fatto questo studio guardando anche ai consumatori, analizzando i consumatori, abbiamo identificato quello che noi chiamiamo il cosiddetto diamante a 8 punte, dove ciascuna di queste 8 punte corrisponde a un bisogno del consumatore che andrà coperto con una marca o con una linea, una o più marche o linee di prodotti.
Gli esempi? La Sun Brand Piacersi, che risponde a un bisogno di salute e benessere. Nuove linee per target specifici, come ad esempio la nostra nuova linea baby per i bambini da 0 a 3 anni, piuttosto che la nostra linea che si chiama Essenzie, che sta uscendo proprio in questi giorni, che è dell'area beauty care. Questi sono solo degli esempi, ma noi abbiamo linee e o marche che coprono questi bisogni, dove comunque Conad appoggia sempre come marca presenter, come la chiamiamo noi, quindi è sopra alla linea di prodotto, o endorser, quando abbiamo veri e propri brand come Verso Natura e Sapore Dentro. Perfetto, rimanendo al main brand, questo riposizionamento che dicevamo, sicuramente avrete già fatto degli obiettivi, delle previsioni di crescita di fatturato su questo tipo di riposizionamento. Sì, sono obiettivi sfidanti e importanti e ambiziosi, ma non soltanto perché abbiamo cambiato il pack, ma proprio perché abbiamo adottato questa nuova strategia. Questa nuova strategia è anche il faro guida per attuare l'innovazione. Quindi la strategia di leadership e di segmentazione è quella che ci consentirà anche nel lancio delle innovazioni e dei nuovi prodotti di operare secondo modalità nuove rispetto a quello che il retail normalmente fa. Adesso saranno sempre più privilegiati quei fornitori in grado di accompagnarci, di essere nostri partner nello sviluppo dei prodotti. Perché? Perché i prodotti che svilupperemo non saranno più la copia del leader di mercato, chiaro, ma saranno prodotti con componenti innovative che andranno, chiaro, sviluppate insieme ai nostri fornitori. Mi allaccio a quello che hai appena detto sul discorso dell'innovazione. Sicuramente sei stati sempre una realtà molto innovativa sul mercato, tant'è che è un esercizio splendido, è molto pionieristico, copiato da molti sul mercato, è stato Sapore Dintorni. Sapore Dintorni, se non erro, ci sono circa 300 referenze, parliamo di artigianalità a livello locale, nazionale, e ci puoi spiegare il dietro le quinte di questo sviluppo a livello di packaging e di posizionamento? Allora, Sapore Dintorni nasce nel 2001, quindi ormai parliamo di 17 anni fa, nasce tanto tempo fa, con un'idea pionieristica di chi allora... Chi vi ha seguito in tanti poi, no? Sì, ci hanno seguito in tanti, ed è la massima espressione del localismo e della territorialità. Quindi all'interno, diciamo, di questi prodotti, di questa marca, abbiamo prodotti locali, territoriali, abbiamo DOP, IGP, abbiamo prodotti che rappresentano qualcosa all'interno di un determinato territorio in ambito italiano. L'ambizione che progressivamente è venuta a crearsi per il brand Sapore Dintorni è proprio quella di far conoscere a tutta l'Italia, e quindi anche a persone che non sono all'interno del territorio del prodotto di cui stiamo parlando, il prodotto stesso. Quindi l'ambizione è quella di portare prodotti tipici di territorio di una regione presso i consumatori di altre regioni, e questo è quello che siamo riusciti a fare, anche perché abbiamo una diffusione territoriale di oltre 3.000 punti vendita, dove l'anima di Conad sono i soci, e i soci sono radicati e presenti, oltre 3.000 soci radicati e presenti sul territorio italiano, che sono e sono loro anche a darci una mano e aiutarci in questo processo di selezione dei fornitori e di identificazione dei prodotti. Ok, dalla tua risposta ho capito che non ci vuoi dire, ci vuoi svelare se ci sono delle evoluzioni sul brand Sapore Dintorni, va bene così? Questo brand è un brand tra virgolette sacro, perché è una marca che ha un grandissimo successo, che ci rappresenta molto e che è molto coerente con l'immagine anche di Insegna. Se dovranno esserci delle evoluzioni, saranno delle evoluzioni nel pieno rispetto di quello che oggi rappresenta. Per cui sicuramente lavoreremo ancora tanto nell'innovazione, abbiamo molti progetti nel cassetto e presto li vedremo, ma non ci sarà mai uno stravolgimento di questa marca, perché questa marca è completa in sé. Sì, è sicuramente un esercizio perfetto.
Un altro sub-brand estremamente importante all'interno del gruppo Kona credo che sia Verso Natura. È un brand giovane, un brand che comunque ha sicuramente suscitato molto interesse all'interno del punto vendita. Vorrei capire, visto che ho l'occasione di fare questo tipo di domanda, da parte tua qual è il segreto che c'è dietro a questo tipo di posizionamento e a questo tipo di packaging? Allora, nessun segreto reale, in realtà noi abbiamo cercato di rispondere alle esigenze dei consumatori, l'esigenza di un consumo responsabile. Quindi con Verso Natura racchiudiamo all'interno di un'unica marca ombrello quattro segmenti: l'area del biologico, codice verde, l'area del vegetariano e vegano con il codice arancione, l'area dell'ecologico dove sono rappresentati tutti i prodotti del cura casa piuttosto che dell'area della carta con il codice verde scuro, e infine il consumo, diciamo il segmento eco solidale. Quindi sono quattro aree, quattro macro aree. Quante referenze ci sono in totale circa per allora dare un'entità anche questo tipo di sub brand molto importante? Sono circa 300 referenze, quindi un bel numero, e il nostro fatturato 2017 è stato di oltre 100 milioni di euro, quindi per essere una marca così giovane diciamo che ha riscosso un ottimo successo. E invece se possiamo dare anche delle cifre, dei numeri per quanto riguarda il discorso sapore dintorni, quanto vale sì, il fatturato di sapore dintorni? Sono circa 300 milioni di euro all'incirca e circa 300 referenze. Quindi stiamo parlando che i due marchi sapore dintorni e Verso Natura sono 450 milioni di euro di fatturato. All'incirca. Con quante referenze in totale? Sulle 500-600 referenze. Perfetto, adesso faccio la domanda che faccio a tutti: quanto ha inciso il packaging su queste due, almeno queste due referenze? Poi vedremo cosa andrà a incidere in futuro anche sul riposizionamento del membrane, però per capirci quanto ha inciso il packaging, cosa ha fatto il packaging, il lavoro vero del packaging, se è il posizionamento del packaging positioning ha dato dei frutti. Allora, il packaging è una delle grandi leve di marketing che tutti coloro che fanno questo mestiere utilizzano, quindi è una leva importante, ed è importante in misura proporzionale a come la si utilizza. Se il packaging è coerente e riesce a presentare al consumatore quella che è la reale strategia della marca, allora è veramente importante. E credo che con Sapore dintorni e Verso Natura Kona sia riuscita ottimamente a declinare i propri posizionamenti, che sono chiari, concreti, molto diretti. Guardando il prodotto si capisce subito: su Sapore dintorni abbiamo una cartina della regione di provenienza del prodotto, in Verso Natura abbiamo tutto verde, è un pack che evoca naturalità. Dobbiamo dire che ci sono oltre 3.000 punti vendita a livello nazionale di Kona, quindi stiamo parlando di una cosa veramente molto importante. E sappiamo altrettanto che Persone oltre le cose è il vostro payoff istituzionale e il vostro posizionamento a livello di corporate. Quanto ha inciso tutto questo sulla confezione e sul packaging? Ha inciso molto, perché quando abbiamo sviluppato la nuova strategia di branding abbiamo sempre tenuto presente il nostro posizionamento. Tra l'altro Persone oltre le cose nasce per sottolineare il ruolo importantissimo che il socio, cioè il proprietario dei nostri punti vendita, ha nella cura e nell'atteggiamento di attenzione verso il cliente. Contrariamente a molte altre insegne, noi all'interno dei punti vendita abbiamo dei proprietari che tutti i giorni sono lì, accolgono i clienti e ascoltano le loro esigenze. E questo è la nostra guida. Noi tutto quello che pensiamo, sia per lo sviluppo della marca commerciale, sia per altre attività all'interno del nostro gruppo, devono sempre tenere in mente questo posizionamento. Come prevedi che il consumatore possa rispondere a questo cambiamento sul mercato?
La previsione che facciamo in realtà è una previsione calcolata, nel senso che tutte le nostre azioni e tutto il nostro sviluppo non può prescindere dal fare dei test di mercato pre-lancio. Quindi abbiamo verificato prima del lancio della nuova strategia di posizionamento la sua coerenza con i valori Conad presso i consumatori e la coerenza del pack con la strategia. E quindi abbiamo degli obiettivi ambiziosi di sviluppo anche figli del nuovo riposizionamento di marca. Prevedi che la marca privata possa rispondere con una ricerca e sviluppo maggiore verso il consumatore? Assolutamente sì, proprio nel ruolo di leader di mercato non facciamo più prodotti che siano un me too del leader. Ovviamente in passato è successo, abbiamo presidiato con quei prodotti la parte, la pancia del mercato, la parte, lo zoccolo duro del mercato, ma con tutta la nostra innovazione, i prodotti che faremo da qui in poi saranno tutti prodotti non me too del leader, prodotti che avranno qualcosa di unico. E per far questo dovremo svilupparli sia al nostro interno che insieme ai nostri fornitori. E anzi, il criterio di scelta dei fornitori, oltre a considerare assoluto rigore, serietà, rispondenza ai capitolati, qualità dei prodotti, prenderà in considerazione anche la capacità dei nostri fornitori di lavorare insieme ai nostri team sulla ricerca e sviluppo di prodotti. Noi Alessandro ti ringraziamo e grazie a voi. E sei stata gentilissima di esserci venuta a trovare, di averci lasciato questa intervista e questa novità assoluta. Grazie. Grazie a voi, ciao, a presto.